Questo programma vi è presentato da 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, agenzia Viaggio e Vedo. A Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia. Telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Solo il nome suona inglese, ma lo stile del bel paese. Benvenuti allora, questa è Must Collection, noi siamo i Cervelli in Avaria, io sono Mattia. E io sono Igor. Ciao Igor. Siamo molto carichi perché questa è la nostra prima puntata in questa radio. La radio preferita della vostra zona, non dimenticatelo. Sì, questa è Must Collection. Allora, innanzitutto spieghiamo un pochino che cos'è Must Collection. Siamo davvero orgogliosi di essere qui perché è un progetto nato da noi qualche anno fa. E trascorreremo un'ora in compagnia della migliore musica italiana, quella scelta da me e te, Igor. Esattamente. E è un progetto ambizioso perché non sentirete la musica che normalmente sentite in radio, sentirete della musica italiana non convenzionale. Più che non convenzionale, è giusto anche non convenzionale, ma anche delle cose andiamo a scavare su artisti conosciuti con brani magari non propriamente conosciuti. Esatto. Allora, abbiamo dato giusto due dritte al momento, facciamo in modo che possiate anche interagire con noi attraverso i nostri canali social. Allora, la nostra pagina Facebook Cervelli Avaria e il nostro profilo Twitter Chiocciola Cervelli Avaria. Abbiamo anche un sito internet www.cervelliavaria.it e poi di volta in volta troverete anche le nostre puntate già andate in onda su www.mixcloud.com/cervelliavaria. Questo per dare giusto due coordinate. Un'ora in compagnia, abbiamo detto, 8 brani intervallati da qualche pausa che ci prenderemo e noi racconteremo un pochino la musica, racconteremo qualcosa sull'artista, su una tournée, su un disco, a volte andremo a ridere magari un pochettino con qualcosa di molto particolare. Io voglio fare solo un ringraziamento intanto agli Absolute 5, che sono i ragazzi che ci hanno fatto questa splendida sigla. E vi segnalo anche www.absolute5.it se volete andare a conoscere meglio questo gruppo. Altri due ringraziamenti importantissimi, uno a Tamara e uno a Alan, sono i nostri grafici e anche coloro che ci supportano fin dal primo momento di questo nostro progetto in Avaria, possiamo definirlo così. Allora io partirei subito con un pezzo che probabilmente non è la storia della musica italiana, ma per noi ha significato molto. Ce lo ascoltiamo e dopo vi facciamo capire perché. Daniele Silvestri, Testardo. Chiuso testardo, c'ho la capoccia dura e per natura non abbasso mai lo sguardo. È un'esigenza perché c'ho una pazienza da leopardo. Io so testardo e non mi ferma niente, vado sempre avanti fino al mio traguardo indifferente.
e non mi importa niente se ritardo. Io so di legno e sembro muto e sordo, ma le tue parole sta tranquillo che me le ricordo e qualche volta me le segno. Io so le gocce, quello che dico faccio, io so uno che comunque vada, le promesse le mantiene, che poi nemmeno mi conviene molto, perché so un muro, eppure se t'ascolto fondamentalmente so sicuro che la tua vita è appesa a un filo e io c'ho le forbici. Però se ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che mi hanno preso l'anima degli mortacci tua. Io so di chirico, in un senso simbolico, c'è un controllo diabolico, quasi artistico, del mio stato psicofisico. E se hai capito, mo, traducilo. E so tenace, perché alla gente piace, ma è evidente che con un coltello mi vuoi far cambiare opinione. Oh, so tenace, ma mica so coglione. Io so de marmo, ma tu mai sbriciolato, perché so testardo fino al punto che so sempre innamorato, pure se tu mai già scordato, infatti la non ma stessa. Non formale, però se ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci hanno preso l'anima degli mortacci tua. E di nuovo in onda i cervelli in avaria Must Collection. Igor, mi sono dimenticato di dire un paio di cose. Innanzitutto che il nostro programma ha una cadenza settimanale, quindi esattamente, noi saremo qui una volta alla settimana, sempre alla stessa ora, quindi mi raccomando, segnate sull'agenda Google Calendar e così non vi perdete niente. E poi che è vero la migliore musica italiana, però noi copriamo veramente tutta la storia della musica, perché partiremo da fine anni 50, primi anni 60, arriveremo al giorno d'oggi, come tra l'altro siamo abbastanza partiti recente, perché questo qui era un pezzo del 2000. Voglio spiegare perché abbiamo scelto questo come prima traccia. Abbiamo scelto questo perché tutto nacque un paio d'anni fa, circa due o tre anni fa. Eravamo di ritorno da un concerto di Daniele Silvestri e facendo zapping tra le varie radio ci siamo accorti che non c'erano canzoni che in realtà ci piacessero veramente tanto, e quindi continuavamo a cambiare da una da una stazione all'altra senza però essere soddisfatti. Abbiamo così cominciato a creare dei CD per noi, ad uso, per ce lo scambiavamo tra una macchina e l'altra, fino a quando un paio di quei nostri più stretti amici ci hanno detto: ma perché non provate a portarlo fuori dal vostro giardino, come si dice? E così abbiamo pensato di estendere il progetto e farlo andare più in là possibile nell'etere, e cosa meglio nell'etere se non la radio, appunto. E quindi questo era il nostro primo brano, speriamo che sia inaugurale. Oltretutto noi siamo anche molto testardi, quindi il pezzo stava veramente a pennello. Adesso abbiamo parlato veramente troppo, quindi Igor, è tua la palla. Benissimo, è mia la palla. Adesso una bella canzone che è nata da una bella amicizia. Loro sono Marco Ligabue, Paolo Belli e Beppe Carletti con
l'equilibrista. Cosa dentro e sa che arriverà il momento per chi sorride al mondo che si è acceso e si è spento. Ci siamo passati tutti da giorni con le ossa rotte, ci siamo passati tutti da storie solo immaginate, per chi non si dà pace e passa le nottate a collezionare sogni, a cercare la sua estate. Tu lo sai qual è il tuo meglio? L'equilibrista. Tutte quelle porte in faccia, la rivincita arriva solo dopo la batosta. Ci siamo passati tutti da qualche strada troppo stretta, ci siamo passati tutti da qualche voglia di vendetta. Il segreto è non mollare per chi crede nel sudore, per chi cerca un posto al sole. Bentornati con i Cervelli di Varia su Mass Collection, questo viaggio nella musica italiana che si trasferisce in Emilia. In Emilia, dove troviamo Marco Ligabue, Paolo Belli e Beppe Carletti, in questa canzone che nasce da una bella amicizia e da una foto che li ritrae tutti e tre abbracciati, dove molti si chiedono: ma state facendo qualcosa, state preparando qualcosa? E loro si dicono effettivamente: ma perché non facciamo una canzone tutti insieme? Difatti questa canzone, il cui video è stato fatto nel centro di Correggio, per cui fa da corona ideale, praticamente da cornice ideale, e viene pubblicato il 20 marzo del 2015, e poco dopo la data di pubblicazione di questo singolo loro faranno la loro apparizione da Red Ronnie a Bologna, che è il palcoscenico che tutti gli artisti sognano, è veramente il paradiso della musica, e noi lo seguiamo per quello che possiamo. Sono andati a qualche data e ne vale sicuramente la pena. Cosa dire, sono tre artisti, abbiamo detto, emiliani, che rappresentano in maniera diversa il passato, il presente e anche il futuro della musica italiana, e ci sembrava giusto, doveroso dargli dei collegamenti importanti. Esatto. Marco Ligabue è il fratello di Luciano Ligabue, Beppe Carletti è lo storico, uno dei fondatori, sì, dei Nomadi, e Paolo Belli, una carriera lunghissima tra la musica, tra i Ladri di Biciclette, le collaborazioni con Baccini nei primi anni 90, fino ad arrivare alla presentazione di programmi TV, orchestre, tantissime cose. Quindi
tre nomi, davvero tre assi della musica italiana poco sentita, una canzone che abbiamo ascoltato poco. Sì. Secondo noi era importante anche dare il giusto credito a questi artisti, dare una bella canzone. Spinta a, questa, esatto. A questo brano. Come una bella spinta è giusto darla ai nostri sponsor. Allora Igor, se sei d'accordo con me, facciamo un piccolo pit stop, come piace a noi, soprattutto esatto. Tu, appassionato di Formula 1, quale sei? Esatto. Allora, a fra poco, sempre qui a Mass Collection in compagnia dei cervelli in avaria. Il Natale è magico, ma lo è ancora di più in nostra compagnia. Per quest'anno scegli un regalo semplice, unico, originale per te e per tutta la famiglia. Un regalo firmato Viaggio e Vedo, l'agenzia viaggi di Radio Vacanze. Se vuoi sapere come rendere speciali le tue feste, contattaci al numero 320 46 87 503 o scrivici a radiovacanze@gmail.com. Gianluigi Leoni e tutto lo staff di Viaggio e Vedo saranno lieti di accontentare ogni tua richiesta ed esigenza particolare. Auguri! Da chi del viaggiare bene ne ha fatto una professione. www.viaggioevedo.com. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. How could I put the memories aside and forget the magic times? How could I be satisfied as I believe, as you make it feel so real in the way that you appear, in the way you make me feel? But you are far from Chicago, far away from me. But when you come around again, it's safe and sound. No more compromise, and I don't have to sit around and fantasize. Now everything's so right. I'll find you, I'll always be behind you, and I will always guide you, and I will always catch you if you fall. I love you, I'm always thinking of you, can never get enough of you, no, no. We'll make it through it all, and I will conquer anything. I'll keep you safe under my wing, get you through the darkest night. And never mind these bitter tears, 'cause I can wait a thousand years. Future never seems so bright. Again, I look back at where I've been. Now I know where to begin. Now I know what lies within. So come along, 'cause I never felt this strong. Now I feel that I belong. I can differ right from wrong. But you are far from Chicago. You're so far. When you come around again, it's safe and sound. No more compromise, and I don't have to sit around and fantasize. Now everything's alright. I'll find you, I'll always be behind you, and I will always guide you, and I will always catch you if you fall. I love you, I'm always thinking of you, can never get of you, oh no. We'll make it through it all, and I will conquer anything. I keep you safe under my wing, get you through the darkest night. And never mind these bitter tears, 'cause I can wait a thousand years. The future never seems so.
Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze in montagna sono qui. Hotel Alaska 4 Stelle, Cortina d'Ampezzo, Veneto. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo e Ars Hotel 4 Stelle presenta Roma in Tours, sistemazione di 3 giorni e 2 notti presso Ars Hotel 4 Stelle, comprensiva di tour fotografico con autista in auto privata, degli itinerari scelti appositamente dall'agenzia Viaggio e Vedo e cena nel ristorante La Zagara in zona San Pietro. Fotografa e gusta i sapori di Roma a partire da 199 euro a persona. Per informazioni chiama lo 06 410 36 36 o 06 410 16 80 oppure vieni in agenzia da Viaggio e Vedo in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia, Roma. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. Buon ascolto! E bentornati in compagnia dei Cevelleria su Must Collection. Continuiamo questo viaggio nella musica italiana e adesso andiamo negli anni 70. Questo artista ha contraddistinto la seconda metà degli anni 70. Molti di voi ricorderanno almeno un paio di canzoni sue. Lui è Nino. E questo tra l'altro, ti voglio fermare subito, ecco. È un tuo cavallo di battaglia. È questo il mio cavallo di battaglia. Ce lo giochiamo veramente subito, quindi è un privilegio. Esatto, un privilegio per voi ascoltatori. È un pezzo che abbiamo detto, un artista che conoscete, o meno ne avete sentito parlare, e dico, meno un paio di canzoni sue le conoscete di sicuro, una sicura. Lui è Nino Ferrer con Il Baccalà. Siamo svegliati alle 6 per far la gita, siamo saliti sul tramvai con 2 valigie, 3 pacchi, una borsa, un cestino e con mamma. Barabara, barabababa. Un po' di pane e di banane, un panettone, del minestrone, la cioccolata e l'insalata. Il baccalà, il parmigiano, lo zafferano, la mozzarella e la cannella, la pasta al pesto, il pollo arrosto, il baccalà. Non c'era proprio più niente da desiderare, erano 3 giorni che stavamo a preparare le 2 valigie, 3 pacchi, la borsa, il cestino con mamma. La marmellata e la frittata, i formaggini, i fagiolini, la frutta cotta e la ricotta, il baccalà. Su Mass Collection va in onda Nino Ferrer. Abbiamo detto, un artista che ha contraddistinto la seconda metà degli anni 60, gli anni 70,
È un artista tutto tondo. Lui fa il musicista, il cantante, l'attore teatrale, il disegnatore, di tutto di più. Lui è di origini italiane, ma è francese d'adozione. Difatti nel 1986 otterrà la cittadinanza francese. Ed è in Francia che compone la maggior parte dei suoi pezzi, che poi canterà anche in lingua italiana. In Italia farà molto successo, abbiamo detto. Parliamo, beh, una canzone che di sicuro voi molti conoscono è La pelle nera. Questa è forse la sua canzone più conosciuta. Poi Il telefono, Il re d'Inghilterra del 68, Donna Rosa, anche questa molto conosciuta. Donna Rosa è stata scritta da Pippo Baudo, quindi anche lì ha messo lo zampino anche lì. Ha scoperto lui. L'ho inventato io. Poi Agata, Baccalà del 69, un'altra canzone molto conosciuta è Viva la campagna del 70, quindi sicuramente ha attraversato proprio gli anni 60 e poi anche 70. Una cosa che forse molti non sanno, Un anno d'amore di Mina è la versione italiana di Chest Irreparable, proprio scritta da Nino Ferrer. Nino Ferrer, che poi dilatera molto negli anni le sue apparizioni televisive, anche i suoi lavori musicali, fino agli anni 90, quando sull'onda del revival della musica degli anni 60 rifarà qualche apparizione televisiva e si rifarà conoscere al nuovo pubblico e al pubblico anche quello magari un po' più giovane noi siamo abbastanza giovani, possiamo dirlo tranquillamente, sì. E questo brano qui è conosciuto perché il sottofondo l'avrete riconosciuto, è stato utilizzato anche da Le Iene, il programma televisivo, non la parte cantata, solo la base. E speriamo anche di avervi fatto venire un po' di fame. Esatto, cosa dici, Igor? Con tre giorni che prepara di tutto e di più. Esatto. Ed era un pezzo degli anni 70, abbiamo detto 1970 se non sbaglio. Esatto. Tondo tondo. Dal 70 facciamo un salto di una ventina d'anni, andiamo al 1991 con un terzetto davvero d'eccezione. Anche questo è un pezzo che per noi significa molto. È un trio costituito appositamente per questo brano, Bungaro con Idi Di Bella. E noi qui. Girano le donne sempre
mai qui. È così che se ne va anche l'ultima canzone. Sembra ieri che eri qua, ma la vita non è mai la stessa. Pensa se domani fosse un giorno eccezionale, uno di quei giorni senza il telegiornale. Pensa a un giorno nuovo senza buoni né cattivi, dove l'unico pensiero è essere vivi. Senza più domande, frasi fatte e falsi miti, ma con l'unico pensiero di essere vivi. Pensa se domani fosse un giorno eccezionale, con il mondo tutto in strada a festeggiare. E noi qui, Bungaro con Idi e Di Bella, sempre in compagnia dei Cervelli in Avaria. Io sono Mattia. E io sono Igor. E questa è Mass Collection, abbiamo detto, in viaggio nella musica italiana dagli anni 60 ad oggi. Tutte le settimane vi terremo compagnia per un'oretta e proveremo a stupirvi. Speriamo di esserci riusciti anche con questo brano. Un brano del 1991, nato un po' per caso, perché sono i tre autori, sono oggi sono tre autori molto ricercati e molto conosciuti, non tanto come proprietari di hit da classifica, ma sono molto ricercati per quanto riguarda la scrittura, i testi, le canzoni. Infatti stiamo parlando di Marco Conidi, Rosario Di Bella e Bungaro. Specialmente Bungaro, tra l'altro, è uno dei più quotati, ha fatto diverse cose anche di recente. Mi viene in mente Il mare immenso di Giusy Ferreri, ad esempio, è un pezzo scritto da lui. Marco Conidi è un cantautore romano apprezzatissimo, nasce a livello musicale a fine anni 80 con delle collaborazioni con Paola Turci, per poi diventare negli ultimi anni invece lo vedono portare avanti un qualcosa di molto particolare, perché si chiama L'Orchestraccia e riunisce il canto popolare di Roma ed è una passione che unisce non solo lui ma tanti altri nomi del panorama del cantautorato, specialmente romano. Mi viene in mente Luca Barbarossa, che tra l'altro incontreremo tra poco, ma anche Roberto Angelini, Niccolò Fabi, Elio Germano. Veramente un progetto interessante. Hanno fatto anche, mi viene in mente che è stato fatto anche un cameo, una partecipazione ai Cesaroni, giusto per stare in tema di sitcom, più che di sitcom, di Roma. L'altro cantautore presente in questo terzetto è Rosario Di Bella. Rosario Di Bella è catanese, ha avuto un discreto successo anche negli anni 90, io lo posso ricordare perché l'ho visto dal vivo, durante l'apertura dei concerti di Carboni nel 2007. Apriva con un singolo, tra l'altro dal titolo Invece No, che quell'anno vinse anche il premio, un premio per musica indipendente, autoprodotta, diciamo. Quindi non sono tre messi a caso, e non sono tre messi a caso neanche all'interno di Mass Collection, perché lo dobbiamo dire, questo qui era uno di quei brani che noi fin da subito, una volta ascoltato, un pochino ci rappresentava. Noi dobbiamo, per dovere di cronaca, Igor, sì, no, giustamente, lo dobbiamo dire, noi oggi siamo in due, ma quando siamo partiti circa due anni fa eravamo in tre, c'era anche Paolo con noi, che vogliamo anche salutare anche in questa occasione. Esatto, perché almeno per un paio d'anni è stato insieme a noi e ha collaborato con noi. È un cervello in Avaria. Chi passa dai Cervelli in Avaria l'etichetta non se la toglie più, quindi esatto. Fa parte comunque
di quello che è la storia di Must Collection in particolare. Questo voleva essere un brano quindi un po' autocelebrativo, oltre ad essere comunque un brano, un gran brano, ecco. E siamo giunti così alla fine di questa seconda parte, siamo circa a metà puntata, quindi l'appuntamento a fra poco, sempre qui, Must Collection in compagnia dei Cervelli in Avaria. A fra poco! Alessio. Dimmi, Gian. Ma l'hai sentito le ultime novità di Radio Vacanze? No. Sono quattro volte che te lo dico. Me ne è andata l'odorino, eh. No, è un attimo, una volta voglio sentire pure io. Stai ascoltando Radio Vacanze. Solo pure emozioni. Il Natale è magico, ma lo è ancora di più in nostra compagnia. Per quest'anno scegli un regalo semplice, unico, originale per te e per tutta la famiglia. Un regalo firmato Viaggio e Vedo, l'agenzia viaggi di Radio Vacanze. Se vuoi sapere come rendere speciali le tue feste, contattaci al numero 320 46 87 503 o scrivici a radiovacanze@gmail.com. Gianluigi Leoni e tutto lo staff di Viaggio e Vedo saranno lieti di accontentare ogni tua richiesta ed esigenza particolare. Auguri! Da chi del viaggiare bene ne ha fatto una professione. www.viaggioevedo.com. You.
Il paradiso del re. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. E bentornati sulle frequenze della vostra radio preferita, in compagnia di Cervelli in Avaria, su Master Collection. Adesso parleremo degli inizi discografici di una famosissima cantante italiana, già inizi che cominciano già nel 1968, anche se non si direbbe. Lei ha collaborato con tutti i nomi più grandi della musica italiana, parliamo di Fossati, di Ruggeri e di tanti altri. Oltre a questo ha collaborato anche con giovani artisti della musica italiana, tra quelle Noemi, tra tutti. Lei è Fiorella Mannoia con E muoviti un po'. E muoviti un po' di Fiorella Mannoia sulla vostra radio preferita in compagnia dei Cervelli di Avaria. Allora, abbiamo detto, le prime incisioni discografiche di Fiorella Mannoia sono del 1968, prima con l'etichetta Caris e poi con la CGD. Fatalità, queste due etichette sono quelle che vedono l'inizio anche di un'altra celebre cantante italiana, che è Caterina Caselli, che poi diventerà proprio una importante discografica proprio con la CGD, con la compagnia del disco, che ha visto la nascita di tantissimi artisti italiani. Uno di questi è Pierangelo Bertoli, con il quale Fiorella Mannoia duetta con la celebre canzone Pescatore, successo veramente molto importante. Abbiamo detto, l'81 non è importante per Fiorella Mannoia, esordisce al Festival di Sanremo nell'81 con Caffè Nero Bollente, che arriva all'undicesimo posto, che tratta di questa canzone, questa ragazza di facili costumi, infatti è una canzone molto controversa.
nell'81 al Festival Bar con Muoviti un po', proprio con questa canzone. E da lì in poi comincerà una serie di compassate a Sanremo, tra quelle dell'87 con Quello che le donne non dicono, scritta da Enrico Ruggeri, e tanti cantautori hanno scritto canzoni per lei e le hanno anche interpretate, come I treni a vapore, come Anche sarà con Ivano Fossati. Quindi una cantante che, come tanti, ha visto un inizio un po' difficile e poi man mano si è fatta conoscere al grande pubblico. Diciamo che questo è un pezzo un po' che non ti aspetti da Fiorella Mannoia, perché è molto ritmato. Noi siamo abituati a sentire delle cose un po' più ballate, delle cose molto più tranquille, più cantautoriali, se vogliamo così dirlo. E quindi è un pezzo che sicuramente ci stava bene. Così come ci sta bene un altro grande artista, attore, anche cantante, perché qui lo scopriamo come cantante. Andiamo nel 1962 qua, Igor, quindi è sicuramente il pezzo più datato di questo cammino, di oggi almeno per questa settimana. Avrei piacere dopo questo brano di avere dell'interazione con il nostro pubblico, magari sui nostri canali social, appunto per vedere quanti di loro si ricordano di lui e di cosa si ricordano di lui, perché secondo me qui c'è una netta separazione tra la vecchia generazione e la nuova generazione. E quindi voglio, la prima cosa che vi viene in mente, facciamo così: la pagina Facebook Cervelli Avaria e Twitter @ Cervelli Avaria. Durante il pezzo scriveteci cosa vi viene in mente ascoltando questo pezzo. Lui è Gino Bramieri, e quindi già qui vi siete fatti un'idea. La canzone del 1962, lui andava a cavallo. Nina, bella. Sognavo una bellissima automobile per conquistare la sua vezzosa bambola, ma avendo solamente pochi spiccioli, un bel cavallo bianco si comprò. Lui andava spavaldo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva: che bello, quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuor. Lui andava spavaldo a cavallo, se pioveva portava l'ombrello. Per amor d'una bionda fanciulla andava a cavallo per tutta la città. Tutti lo invidiavano, dicevano: ormai sei a cavallo, per te la vita è bella, continua a cavalcar. Lui andava spavalzo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva: che bello, quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuore. A cavallo se ne andava dal dolce amor. Bella. Che bella. Un giorno disse Popper: bacco nevica, e mani e piedi gli si congelarono. Col suo cavallo in piazza Forlimpopoli un bianco monumento diventò. Lui andava spavaldo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva: che bello, quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuore. E lui andava spavaldo a cavallo, se pioveva portava l'ombrello. Per amor d'una bionda fanciulla andava a cavallo per tutta la città. Tutti lo invidiavano, tutti gli dicevano: sì sì, ormai sei a cavallo, per te la vita è bella, continua a cavalcare. Lui andava spavalzo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva: che bello, quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuore. A cavallo se ne andava dal dolce amor. Bella Nina, che bella Nina. Nina, va piano Nina, Nina, piano Nina, attenta al tram Nina, Nina! Lo sapevo. Gino Bramieri su Must Collection, sempre in compagnia dei Cervelli in Avaria. Mattia,
Ed Igor. Ed Igor, lo dobbiamo dire. I nomi li diciamo perché abbiamo bisogno che familiarizziate con noi e possiate in qualche modo dire la vostra. Dire la vostra, e vi dobbiamo entrare in testa come i tarli. Poi tutta la settimana dovete avere in testa: ma chi sono quei due? Non vi deve venire il dubbio su chi sono quei due pazzi che passano la musica italiana alla radio. Siamo noi. Abbiamo detto, abbiamo piacere anche a sapere un pochino in che cosa vi ricordate quando noi parliamo di Gino Bramieri. Gino Bramieri è un grandissimo artista italiano, uno di quegli artisti vecchia scuola, un artista a 360 gradi, uno di quelli che canta, balla, presenta, fa l'attore, sapeva fare tutto e lo sapeva fare veramente alla grande. Sono quegli artisti che sono nati prima della televisione, quindi hanno fatto tutto l'avanspettacolo, gli spettacoli in teatro per intrattenere la gente, e poi le barzellette, chiaramente quello. Gli ultimi anni sì, lo sì. Ricordiamo anche molto come barzellettiere, ma anche agli inizi della TV raccontava già le barzellette, esatto. In bianco e nero ancora. E, un artista che però noi abbiamo detto, forse non tanto l'ultima generazione, che probabilmente non sa manco chi è Gino Bramieri, e qui vi dobbiamo tirare le orecchie, perché questo programma vuole anche portare avanti un po' la cultura italiana, e la cultura italiana è anche questo, quindi insegnate ai vostri figli ad andare ad ascoltare le cose vecchie, che poi non sono vecchie ma sono evergreen questi, esatto. E andare a rivedere e riscoprire talenti che purtroppo ormai non ci sono più. Uno di questi era appunto Gino Bramieri. La penultima generazione, quella al quale apparteniamo io e te, Igor. Beh, se lo ricorda sicuramente per Nonno Felice. Ce lo ricordiamo assolutamente per Nonno Felice e Norma è Felice, che era poi il sequel, se esatto. Vogliamo, di quelle sitcom, una sitcom ambientata a Milano. Lui un nonno tifoso sfegatato interista che porta il bambino coi capelli rossi. Potrebbe essere un po' il figlio di Fiorella Mannoia, visto che abbiamo parlato di Fiorella Mannoia, un'altra rossa d'eccezione, e poi quelle due bambine che so che ti sono rimaste nel cuore, sì, Eva e Morgana. E Morena, mi è venuta in mente. Eva e Morena, che ormai sono nostre coetanee, lo erano anche allora, ma oggi ci fanno un po' più impressione. Sì, esatto. Perché sono cambiate, sì. Cambiano i tempi, passano gli anni. Volevo dire un'altra cosa a proposito di questo brano, non tanto di questo artista che l'abbiamo ormai celebrato e tutto, ma parlare anche di una terza figura che fa parte di Cervelli in Avaria, che è lo zio Pino, ed è una persona che per noi è importantissima, risiede a diversi chilometri di distanza da noi e non riesce quindi ad essere qui presente fisicamente, ma quotidianamente ci manda del materiale, e Gino Bramieri era un pezzo suo, un pezzo di quelli, e dobbiamo dire la verità che lui sicuramente alza la qualità tante volte di un certo tipo di musica, specialmente se andiamo negli anni 70. Sì, diciamo che è la sua musica. Lui è un appassionato, ha una collezione di vinili interminabile, e quindi da questo materiale ci fornisce delle vere chicche. E quindi lo ringraziamo anche lui in Mondovisione, stavo per dire, ma effettivamente siamo un po' in Mondovisione, no, esatto. Perché comunque con lo streaming, ragazzi, con lo streaming siamo veramente dappertutto, dappertutto. Quindi ragazzi, mi raccomando, il mi piace anche sulla pagina di questa splendida radio, e vi diamo anche del tempo per farlo. Facciamo così, Igor? Sì, esatto. Facciamo una qualche minuto, una piccola pausa, e poi ci ritroviamo sempre qui con Vasco Lancio. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze in montagna sono qui. Hotel Le Jumeaux, 4 stelle, Courmayeur, Valle d'Aosta. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze al mare sono qui. Hotel Royal, 4 stelle, Positano, Costiera Amalfitana, Campania. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Good night.
Che viaggio incredibile. E quel safari, poi che emozioni. Quanti ricordi che mi porterò dentro. Ma stasera sarà il ricordo più bello. Stasera glielo chiedo qui, su questo molo. Stefania, mi vuoi sposare? Così, semplice, bello, diretto. Eccola, non se l'aspetta. Con un tramonto così non mi potrà dire di no. Dai Luca, ora. In una vacanza franco-rosso succede qualcosa dentro di te. Radiovacanze.com. Viaggia in nostra compagnia. Il Natale è magico, ma lo è ancora di più in nostra compagnia. Per quest'anno scegli un regalo semplice, unico, originale per te e per tutta la famiglia. Un regalo firmato Viaggio e Vedo, l'agenzia viaggi di Radio Vacanze. Se vuoi sapere come rendere speciali le tue feste, contattaci al numero 320 46 87 503 o scrivici a radiovacanze@gmail.com. Gianluigi Leoni e tutto lo staff di Viaggio e Vedo saranno lieti di accontentare ogni tua richiesta ed esigenza particolare. Auguri! Da chi del viaggiare bene ne ha fatto una professione. www.viaggioevedo.com. Sempre in compagnia di Cervellina Maria su Mass Collection. Adesso parliamo degli inizi di carriera di un altro artista all'inizio degli anni 80. Fatalità è proprio anche lui nell'81. Igor, mi raccomando, perché siamo quasi, questo è il nostro ultimo blocco, quindi giochiamocelo bene. Questo, esatto, qui è un pezzo veramente bellissimo. Bellissimo. Dico solo bellissimo. Ecco, bellissimo, non anticipare niente. E soprattutto è un artista che piace molto alle donne. Piace molto alle donne, un artista romano di Roma. Lo vediamo dappertutto, lo sentiamo in radio, lo sentiamo cantante, musicista, lo vediamo anche in televisione. Lui è Luca Barbarossa con Yuppies. Più scena alle ostriche vive. Hanno la segreteria e per favore lasciate un messaggio. Ho bisogno di compagnia quando ritorno da questo viaggio. Sono i figli di quest'Italia, quest'Italia che sta crescendo. Sempre meno contadini, sempre più fondi di investimento. Giovani rampanti, intraprendenti, fanno passi da giganti nei debutti in società. Sempre pronti ad ogni avvenimento, un appartamento in centro, tanto poi paga papà. E di politica non ne parlano, evitano il discorso, loro votano solamente chi gli fa vincere un concorso. Si occupano di moda e di pubbliche relazioni. Tutti i giri di parole sono i nuovi vitelloni. Sono i figli di quest'Italia, quest'Italia che promette. Che di giorno sembra per bene e di notte fa le marchette. Sono i figli di quest'Italia, quest'Italia così vincente. Che nella testa già l'Europa e nel sedere il Medio Oriente. Giovani rampanti, intraprendenti, fanno passi da giganti nei debutti in società. Sempre pronti ad ogni avvenimento, ho un appartamento in centro, a pranzo vado da mamma. Hanno la macchina col telefono, le iniziali sul taschino.
quando sono di buon umore, l'orologio sul polsino. Opportunisti come i gatti, sempre a caccia di sorprese. Sono yuppies oppure yuppies, per chi mastica l'inglese. Sono i figli di quest'Italia, quest'Italia che va di corsa. Toglie i soldi dal materasso e li sputtana tutti in borsa. Sono i figli di quest'Italia, quest'Italia antifascista. Se cerchi in casa non c'è problema, basta conoscere un socialista. Sono i figli di quest'Italia, quest'Italia un po' paesana. Sembra tutte figlie mamma e della canzone napoletana. Luca Barbarossa con Yuppies, una canzone del 1988. Lui inizia la sua carriera nei primi anni 80 come cantautore in piccoli locali, dopodiché viene notato, e questa è una cosa che contraddistingue molti artisti italiani in quegli anni, partecipa e vince a Castrocaro nel 1980, il che dava diritto a partecipare al Festival di Sanremo dell'anno successivo, al quale lui partecipa con Roma Spogliata, una bellissima canzone che arriva al quarto posto, e successive poi partecipazioni nel Sanremo, premio come miglior rivelazione nel 1987 di quell'anno, una vittoria anche del disco per l'estate, a cui seguono altri singoli come Colore dell'84, Vita dell'85, Via Margutta, che è una canzone che rappresenta moltissimo la sua città, Yuppies, che è questa canzone che rappresenta, con questo tema si indicano i giovani rampanti di quell'epoca, che verranno poi celebrati dal film dei Fratelli Vanzina, forse molti lo ricordano, con Jerry Calà. Un capolavoro. Cogliamo l'occasione di dire che noi siamo uno dei filoni di Mass Collection è la commedia all'italiana. Sì, quella proprio questa Yuppies, serie A. Vacanze di Natale 83 sono forse le due perle. Sì, nel firmamento del cinema italiano di quegli anni. E ne parlerò su questo filone cinematografico, torneremo già anche altre volte. Luca Barbarossa è un artista della vecchia scuola che però in questi ultimi anni si è fatto molto conoscere per via delle partecipazioni alla radio, con un bellissimo programma che si chiama Radio 2 Social Club, con un po' di tempo fa con un programma televisivo che parlava della storia della storica RCA, questa casa discografica che ha visto nascere tantissimi artisti italiani, qualche nome, Nada, Lucio Dalla e così tanti altri. Quindi è un artista tutto tondo. Poi in questi ultimi anni anche la collaborazione con Morandi, con altri artisti, e chi più ne mette, insomma. E attenzione, perché adesso entra a gamba tesa un altro filone, se così possiamo definirlo, che è non sarà proprio presente sempre, ma noi proveremo a inserirlo quando riusciamo. È un filone un po' trash, lo definiamo, sì, così, Igor, un pochino trash. Questo qui è il brano leggermente più trash. Poi in realtà noi per le prossime puntate vedrete che Mass Collection andrà in crescendo. Oggi non è esattamente la puntata tipo di Mass Collection. Oggi c'era un po' di cuore, perché un po' di pezzi legati veramente alla nostra storia che ci tenevamo a portare in questa prima puntata. Quindi un significato più affettivo che non di vera e propria qualità proprio musicale, insomma. Esatto, vedrete che nelle prossime puntate avremo in serbo qualcosa di veramente bello, veramente forte. Adesso abbiamo in serbo una chiusura leggera. Loro sono i 78 bit. Molti di voi li conosceranno per altri pezzi. Vediamo se conoscete anche questa. Piangono i DJ. Ti vedo e non riesco mai a parlarti.
ed io impazzisco dietro la console. Te ne sei andata a casa stasera con quello di Modena e Vasco aveva ragione, e son sicuro che avrà già le mani proprio lì. E proprio non capisco che cosa di speciale, e mentre metto un disco io mi accorgo perché con te piangono i DJ come le donne se non le chiami mai. Baby, baby, piangono i DJ come le donne se non li chiami mai. Di quando ballavi davanti a me e ti toccavi i capelli belli come un tormentone dei Fugees. Quando ti avvicinavi cambiava qualcosa dentro i miei jeans, e adesso ti vedo uscire col cameriere consumato come Dylan Dog. E sto vibrando dentro, dai, così non puoi fare, e mentre lui ti vuol toccare io rido perché con te piango. Come le donne, se non le chiami mai. Baby, baby, piangono i DJ come le donne, se non li chiami mai. Con te lo sai, io me ne andrei, intorno al mondo viaggerei, in un secondo siamo in volo, se vuoi. E allora, li avete riconosciuti o no questi 78 bit? Igor, tu li conosci o non li conosci? Ma io li conosco, per chi viene dalla nostra generazione, i primi anni 2000 era un must. 2002, infatti, Piangoli DJ è un inno generazionale, uno di quelle... Ti torna alla mente, no? Di qualche serata... in discoteca. Beh, la presenza... Queste ragazze che alla fine... sembra che poi alla fine non... Vabbè, quella è una realtà, penso, per tutti. Chiaramente per i DJ che stavano tutto il giorno, tutta la sera a mettere dischi e vedere divertirsi gli altri, anche loro in parte si divertivano, però con le ragazze... Diciamo che il DJ in genere è uno che broccola, se così si può dire, è uno, sì, di quelli che di solito ce la fa sempre. In questa canzone pure i DJ piangono con questa signorina, quindi deve essere veramente tosta. Direi proprio di sì. Questi 78 Beat sono un gruppo, anzi, più che un gruppo, loro sono quattro DJ, sono effettivamente quattro DJ. Innanzitutto voglio dire che questa qui è un brano presentato a Sanremo Giovani nel 2002, in realtà è una cover dei Third Eye Blind, Semi Charmed Live, giusto per dovere di cronaca. Che è stata eletta canzone rock dell'anno, penso un po' canzone rock dell'anno, una bellissima canzone rock che loro hanno voluto ritrasformare così un po' in italiano. Non sta a noi giudicare cosa sia meglio, anche se una mezza idea ce l'abbiamo anche noi. E loro hanno definito questa canzone comunque autobiografica, perché loro sono effettivamente quattro DJ romagnoli di Riccione, e si sono voluti mettere insieme e hanno detto: ma perché non smettiamo per un attimo di suonare le canzoni degli altri e facciamo qualcosa noi? E hanno messo su questo gruppo 78 Beat, che poi il beat loro definiscono come il DNA della generazione moderna, perché effettivamente ormai tutto è fatto in beat, anzi ormai il beat non serve più a niente, ormai si parla di gigabyte e terabyte. Penso un po' te, come passano gli anni. Il beat è veramente anche se il beat poi inteso in ambito musicale è diverso e rimane ancora il BPM, il beat.
e qualsivoglia. Adesso siamo andati su un discorso veramente complicato che né io né te siamo in grado di venirne fuori. Esatto. E quindi ho fatto tutto io. Hai fatto tutto tu. Una cosa importante, questo sottofondo. Sì, bravo. È di Pino Presti, Smile. Pino Presti, molti non dice niente, è un bassista di primo livello. Tantissimi pezzi di Mina sono stati fatti da lui, quindi è un artista di primo livello e noi, anche per il titolo Smile, speriamo di avervi strappato un sorriso in questa prima puntata di Mass Collection e andiamo avanti così. Adesso tu che vuoi chiudere così di fretta, io ho ancora un minuto e mezzo per me e non avevo finito su questi 78 bit, per cui per quanto a te non piacciono questi 78 bit, io devo dire altre due cose che mi ero segnato. Una di queste è che è un gruppo senza frontman, perché loro si definiscono tutti e quattro protagonisti. Questo lo sapevi? No. Questo è importante perché rivoluziona un po' le gerarchie. Poi un'altra cosa importante è che loro si definiscono influenzati da i Queen. E chi l'avrebbe mai detto? Giudicata la musica. Dai Queen e da Gianluca Grignani. Quindi, al di là degli scherzi, noi abbiamo voluto alleggerire quest'ultima parte di Mass Collection. Tra l'altro, pensandoci bene, tra i Queen e Gianluca Grignani c'è tanta roba in mezzo. Sì, quindi, esatto. Un docoio coio, si può dire anche, no? E, niente, quindi era giusto per far capire che Mass Collection è anche questo. Ci sarà in ogni puntata qualcosina di questo genere. 30 secondi per ricordare i contatti. Il nostro profilo Facebook Cervelliavaria, chiocciola Cervelliavaria per quanto riguarda Twitter, www.cervelliavaria.it, il nostro sito internet, e www.mixcloud.com/cervelliavaria per ascoltare le puntate già andate in onda. Un grazie per questa prima puntata, per noi è stato un piacere. Un saluto da Mattia, una buona settimana. Un saluto da Igor, buona settimana a tutti.